Allora, qua è bellissimo, serata finale di un bel percorso di spettacolo, di musica, di glamour, possiamo dirlo, che piace sempre, che piace perché sappiamo da dove veniamo negli ultimi anni. Allora, tu che cosa ci proponi e che cosa significa poter fare queste cose? Allora, io sono intanto appunto Alessandro Merenda, sono il frontman della Solo Mengoni Tribute Band, quindi il mio progetto di Marco Mengoni. Quindi cerco di... sono la tribute band di Marco Mengoni praticamente, quindi canto spesso le sue... Lo notiamo, possiamo dire. Canto spesso le sue canzoni, ho una band e facciamo spettacoli in giro, quindi io collaboro con il Summertime TV da diverso tempo, quest'anno ho fatto una parte del percorso con Stefano e tutti gli altri, e niente, questa sera sono qua per la finalissima per cantare un pezzo e passare la serata qua in compagnia. Vai con le mani! Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Quel sorriso ormai fu comico, scheggi impazzite adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi, ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Siamo? Bene, mi chiamo Filippo Speziale. Sono il presidente e responsabile della società FP Music Eventi e della società di produzione discografica Italian Tour Eventi. Qua in una serata bellissima a Saint Vincent con grandi ospiti, grande atmosfera, c'è tanta gente anche. Insomma, è bello vedere che si torna a far festa finalmente. Beh sì, guarda, sono stato invitato e ringrazio dall'amico Stefano che mi ha invitato qua. È la prima volta che vengo in questo evento, volevo vedere bene com'è la cosa. Ho portato tre ragazze, tre mie modelle e spero che vada avanti. Cosa posso dirvi? Perché non venite a trovare invece nel mio concorso la finale della Rosa Blu che faremo il 12 novembre a bordo della nave Costa Crociere? Vi aspetto e vi aspetto tantissime persone. Grazie. I could stay away just to hear you breathe. Watch you smile while your eyes sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Have a moment's fame with you, is a moment I treasure. Bless my son, and don't wanna close my eyes, and don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a fame, cause I do when I dream of you. Cause with a dream I never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a fail. That's lying close to you, feeling your heart beating, and I wonder why I'm dreaming.
wonder if you'll see in the right kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you, it's more than forever. I don't wanna miss a fair, 'cause anyway I dream of you. This reason dream won't never do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a fair, and I don't wanna miss what's mine. I don't wanna miss one kiss, and I just wanna be with you, right here with you, just like this. Wanna hold you close, feel your arms close to mine, and just stay here at this moment for all the rest of time. Yeah, 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 yeah. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a fair, 'cause anyway I dream of you. This rhythm dream won't nothing do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a fair, I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a fair, 'cause anyway I dream of you. This rhythm we will never go, and I still miss you, baby. And I don't wanna miss a fair, and I'm gonna close my eyes and wanna follow the dream. And I don't wanna miss a fair. That's it. Roberto De Marco, ho cantato gli Aerosmith, faccio l'insegnante di canto, sono protagonista del team di questa sera, che ho portato tutta l'inverno e estate i ragazzi qua a cantare per la finalissima. E tra l'altro la finalissima invernale, ricordiamo, poi ci sarà anche quella estiva. Allora, va bene, canzoni ce ne sono tante, le conosciamo, cantanti bravissimi, ma portare gli Aerosmith, cioè non è facile, voglio dire. No, no, è bella tosta come canzone. E arrivo da una scuola dove cantavo metal, ho fatto 8 anni metal. Abbiamo notato. ho fatto 8 anni metal e quindi arrivo dal rock pesante e non trovo difficile gli Aerosmith, ecco. Ci sono certe canzoni che sono ancora più impegnative per me. Facci capire, per te sarebbe più difficile cantare gli 883 che gli Aerosmith? No, no. Ah, ok. No, quelle sono canzoncine italiane. No, il rock, io dico Metallica o magari roba un po' più metal, ecco. Allora lì iniziamo a diventare un po' impegnativi. In una festa di piazza, un happening anche glamour, sfilate, eccetera, è bello avere un lato così, un pochettino alternativo che tu rappresenti. Sì, 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 sì. No, no, sono contento, poi era una canzone che è proprio mia perché l'ho dedicata poi alla mia futura sposa e quindi... Complimenti allora e auguri a questo. Grazie, grazie. Comunque una canzone credo che tutti conoscano, al di là di... Infatti cantava tutta la piazza, sono contento di questo. Bene, complimenti, in bocca al lupo. Grazie, grazie. E auguri ancora. Grazie. Gabriele Sbattella, io ormai sono talmente abituato a farmi chiamare uomo gatto dagli amici che ho dimenticato che mi chiamo anche Gabriele. Qui per una ragione ben precisa, oltre che partecipare a questa splendida serata. Beh, intanto è la mia prima volta a Saint Vincent e quando dico Saint Vincent penso a quella meravigliosa manifestazione che era un disco per l'estate. Io che sono un appassionato di musica, mi risveglia tanti bellissimi ricordi. E poi sono qui a presentare il mio libro, Te lo ricordi l'uomo gatto, uscito lo scorso 21 aprile con la Santelli Editore di Milano. Allora... diciamo che è una bella location e
la location che è stata, il disco per estate, avere l'uomo gatto, una certa continuità c'è. E poi si torna a mangiare, a divertirsi, a cantare. Cioè penso sia bello essere qui a prescindere. Posso dirti una cosa? Era ora, perché veramente noi abbiamo, noi artisti, ma penso un po' tutti, abbiamo sofferto di questo lockdown, di queste chiusure, restrizioni. Guarda, chi ti parla è stato lo scorso anno fra i volontari agli Europei di Roma 2020 e credimi, quando ho visto l'inaugurazione del torneo, che poi abbiamo vinto noi, come puoi vedere anche dalla maglietta, quando ho visto lo stadio riempirsi, certo il 25% di capienza, va bene, però ragazzi, dopo un anno, quasi due che eravamo chiusi, credetemi, a chi vi parla è venuto anche da piangere di commozione, perché il virus, a mio giudizio, ci ha rallentato, ma non ci ha fermato del tutto. Senti, ma il tuo segreto dei tuoi tempi da record a Sarabanda era proprio solo la grande passione per la musica o c'è anche qualcos'altro? La grande passione per la musica, l'amore per le sette note. Adesso sto imparando a suonare la chitarra classica, certo non diventerò mai un grande chitarrista, voglio solo divertirmi. Io quando faccio le cose le faccio per divertimento, poi se magari si tira su qualcos'altro è anche meglio. So che te l'hanno chiesto tutti da decenni, ma perché proprio uomo gatto? Perché viene da un musical, Cats. Esattamente 20 anni fa, in un villaggio del Ravennate, ho fatto questo musical che, diciamo, ha dato un po' il là a quello che è stato il mio personaggio. Posso dire che è forse l'unica cosa che salvo di quella stagione, perché è stata una stagione davvero brutta. Tensioni fra i colleghi di animazione, un capo animatore che parliamone, tempo non molto bello, però comunque, se è vero come dice De Gregori che qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, è rimasto l'uomo gatto e il resto è fuffa, come si dice. Okay, un saluto per gli spettatori di Summertime e di Rete7. Un saluto da Gabriele Uomo Gatto agli spettatori di Rete7 Summertime, e ricordate che io la indovino sempre con una. Ciao! Strong.
late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he bought you flowers, I hope he holds your hand, gave you all his hours when he has the chance. Take it to everybody, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Sì, salve, niente, siamo qui per riunirci tutti insieme per questa Repubblica contro la violenza sulle donne. Quindi il nostro messaggio è basta la violenza, e questa sera saremo per sfilare e saremo la parte glamour della serata. Dicevamo, è bello poter fare queste cose, essere qui, mandare questi messaggi, perché forse negli ultimi 2 anni non è stato proprio così. Sì, esatto, soprattutto per noi o per gli artisti in generale, come i ballerini, i cantanti, e questa sera è bello vedere appunto la gente che si rimette in gioco dopo tanto tempo di chiusura. Il messaggio è questo, poi è Saint Vincent tra l'altro, cioè non un posto qualunque, diciamo. È molto bella anche questa location dove hanno deciso di organizzare questa serata, e soprattutto volevo anche ringraziare tutti gli organizzatori perché hanno avuto l'idea di dare un messaggio davvero forte, soprattutto in un periodo che magari la gente ha avuto anche più difficoltà a mostrarsi e ad aprirsi con gli altri. Dire la tua, queste le domande sono praticamente esaurite. Esattamente, dopo 2 anni di Covid direi che ci voleva un po' di festa. Ci voleva, esatto, un po' di libertà. Spontaneità, va bene. Qui tra tante diciottenni abbiamo una ventunenne che ci fa molto molto piacere. 46 anni a luglio. Complimenti vivissimi allora, perché credevo fosse la sorella maggiore. No, quasi la mamma. Sono contenta di essere qua, di avere un po' di libertà dopo questo Covid, e siamo felici di rappresentare anche un tema che riguarda la donna, e speriamo che possiamo tutti cogliere questo messaggio e possiamo divertirci. Tutti vestiti di rosso, musica, regia, a voi la sfilata, noi ci facciamo di lato. Allora, abbiamo numero 1. No, io inizierei con la Miss che ha vinto l'ultima edizione di Summer Time TV. Miss Summer Time TV, Irene Moss. Applauso. Che sarà in giuria anche lei questa sera. Si accomoda vicino a Bruno a votare. E un grande applauso, e continuiamo con la numero 1. La numero 1, Matilde Zito. E ricordiamo che Irene non è da votare perché la Miss uscente. E la numero 1, e da qui parte la votazione. Matilde Zito, numero 1. Per la giuria, numero 1. Di rosso vestite perché rappresentano il no contro la violenza sulle donne. Numero 2, Ottavia Dei Negri. Numero 2 anche lei di rosso vestita, Ottavia Dei Negri. Passiamo subito alla numero 3, Gabriela Grimp, De Luke. Numero 3, Gabriela. Vedo una giuria molto molto attenta. Numero 4, Giada Alessandria. Tutti
tutte fasciate con Basta la violenza. Numero 5, Elisa Asia Abdul. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Numero 5, lei è Elisa Asia Abdul. Passiamo alla numero 6, Chiara Rocca. Passiamo alla numero 7. Numero 7, Clara Garbarino. Quindi per la giuria non tenete conto della numero 6, subito numero 7, Clara Garbarino. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su per non. Numero 8, Lisa Fusco. Lisa Fusco, nome conosciuto di una famosa amica showgirl. Numero 9, Marcella Sara. Come in una favela. Baby guy, you don't have to lie. I can see it in your eyes. You've been down and out for too long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, with a winner, winner. Don't fight them, I try high, but... Allora, serata meravigliosa a Saint Vincent, grande location. Si torna a festeggiare e non è poco. Poi arrivi tu con limitazione di 20, 30, 40 cantanti, quanti? Stasera un po' meno, però sì, sono 40, 50, insomma, durante gli eventi siamo abituati, insomma, a divertirci con tanti personaggi. Di solito sono anche di più. Sì, certo, certo, assolutamente, anche qualcuno di più moderno, diciamo. Insomma, diciamo che qua c'è tanto pubblico e hanno potuto godere la tua esibizione, il Bracchetti della musica, potremmo chiamare. Insomma, è tanto Bracchetti della musica. Però sì, mi diverto, mi piace far divertire, nasco come cantante, quindi mi piace anche molto cantare e poi ho provato a portare il divertimento insieme alla musica, ecco. Ecco, hai detto mi diverto, mi piace cantare. Dicevamo che qui con Capano, insomma, è bello fare queste serate, lui è un grande intrattenitore. Per 2 anni non è stato così. Assolutamente no, anzi è stato il contrario, nel senso che proprio sono stati 2 anni difficilissimi per noi artisti, ma bisogna guardare avanti e cercare di vederla in meglio e fare di meglio. Per esempio, uno come te, come ha vissuto e come vive adesso cantando e divertendo? Dunque, uno come me ha vissuto non cantando e quindi non stando bene, perché quello fondamentalmente, il fatto di cantare non è tanto il lavoro, ma il fatto proprio di cantare, che se ci togli quello diventa veramente dura. Però durante la pandemia sono riuscito comunque a fare delle cose buone, nel senso abbiamo fatto dei video che sono andati poi comunque su Striscia, sono stati selezionati per Striscia ed ha portato comunque delle cose positive nonostante fosse un momento veramente brutto. Da notevole cantante imitatore ti posso chiedere, diciamo, un saluto agli spettatori di Chi balla chi canta di Summertime e di Rete 6. Allora, saluto tutti gli spettatori di Chi balla chi canta, sono Leo Mas, vi mando un bacione e seguitemi se vi va, se non vi va seguite gli altri, però l'importante è divertirsi. Ciao a tutti, grazie. Of you every step of the way.
sweet and sweet memories. That is all I am taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. You. Bravissima Saya! Allora, qui si è esibita una cantante che ha le corde vocali di Whitney Houston, e qui possiamo solo fare tanti complimenti. E allora, cioè, come fai ad avere una voce così bella e a cantare in modo così meraviglioso? Allora, diciamo che è una passione che ho fin da piccola, perché mi ha aiutato tanto. Quando le cose non andavano bene mi richiudevo nella musica, ho iniziato suonando il pianoforte e poi mi sono data alla canzone. E poi ho conosciuto Roberto, infatti io sono nel suo team, e mi ha aiutato tanto anche lui, lezioni, mi ha fatto venire a serate e mi ha fatto venire qua, e è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro sappiamo che tu hai partecipato a tutto il concorso, quindi lo conosci bene. Allora, com'è stata come esperienza, che cosa ti ha dato, che cosa dà un concorso di questo genere? Allora, diciamo che mi ha dato una grande emozione, perché l'idea di cantare davanti a un pubblico, diciamo, dall'altra parte dello schermo è una cosa nuova per me, no? E proseguendo, andando avanti, ho conosciuto anche chi organizzava tutto, sono tutte persone meravigliose ed è stata davvero una bellissima esperienza. Mi sono divertita, ho dato tutta me stessa, ho provato, è stata una cosa bellissima. Sì. Bello, perché uno pensa nei grandi palcoscenici, nei più grandi format, senti le voci migliori, e sappiamo che spesso non è così. Poi vai a un bellissimo evento in piazza Saint Vincent, peraltro in un'estate che inizia dopo due anni difficili, e senti una voce del genere e dici, forse tornare anche al locale, a manifestare, scopri delle gemme come sei tu, insomma, e non è male.
Grazie, è una cosa bella, sì. Ho conosciuto tante voci straordinarie, ho amici che cantano benissimo, che vengono su con me, abbiamo fatto un bellissimo gruppo, è stata veramente un'esperienza molto bella, sì. Grazie, in bocca al lupo e complimenti. Grazie. Allora, Barbara Morris che ha animato questa serata molto bella a Saint Vincent in piazza, fa anche un certo caldo, lo sappiamo, è un bel modo per iniziare l'estate, voi l'avete battezzata con grande musica e allegria. Assolutamente sì, quest'anno siamo stati un pochino più allo stretto, siamo sempre abituati a farla in piazza, quindi un pochino più grande, però il pubblico ha risposto veramente bene, questa serata sta venendo benissimo, sono molto molto contenta e che devo dire, l'estate è cominciata alla grande, quest'estate sarà poi un'estate all'insegna degli appuntamenti perché finalmente hanno riaperto tutte le frontiere, speriamo che continui così e quindi andiamo avanti, la musica sia con noi, lo spettacolo sia con noi e sono veramente felicissima. Com'è questo viaggio musicale di talent, di glamour che fate? Cosa rappresenta? Allora, io lo conduco da 7 anni insieme al mio collega Stefano Capano, quindi ho visto veramente l'evolversi di questa situazione. Devo dire che questo viaggio musicale noi lo cominciamo a ottobre, lo finiamo a giugno e ogni settimana si susseguono talenti uno dopo l'altro. Ho imparato veramente a capire anche chi ha talento, chi è capace e poi più in là comunque quelli che avevamo additato come talentuosi sono quelli che si rivelano, scusate sono un po' bionda questa sera, si rivelano poi i veri vincitori. Non è facile, qui i decibel sono alti, giustamente si festeggia con grande musica, in bocca al lupo per il proseguo. Con tante sorprese, ne abbiamo parlato con Stefano, che ci aspetta. Assolutamente sì, ce ne sono un sacco, quindi stay tuned, state connessi. Non è semplice perché i decibel sono alti, poi comunque la stanchezza c'è perché la preparazione per un evento del genere vi assicuro che prende mesi, mesi e mesi, ma penso che voi lo sappiate meglio di me. Thank you.
so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te, non sono stato divertente, penso a te. Penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Come fa? Insieme. Grazie. Ti auguro una buonissima, bellissima e fantastica serata, grazie. Parliamone, questa è la serata conclusiva e poi ce ne sarà un'altra dopo l'estate, dico bene, in piazza. Assolutamente, vorremmo fare un galà per riprendere la stagione, visto che comunque in questi ultimi due anni siamo stati costretti a rimanere un po' fermi e quest'anno vogliamo bissare, insomma. Parliamo della serata bellissima in piazza, in una location come Saint Vincent, grandi talenti glamour. Parliamo della trasmissione, del concorso, spazio a tanti talenti per tanti mesi. L'idea del Summertime è sempre stata tendenzialmente quella di riuscire a dare spazio alla musica emergente, ai cantanti emergenti, ai giovani emergenti che ci sono in tutto il Piemonte e non solo, perché comunque molto spesso ci hanno raggiunto anche da altre regioni nel corso dei vari anni in cui abbiamo fatto le varie edizioni. Quest'anno è stata un'edizione difficile perché comunque abbiamo dovuto combattere con tutte quelle che erano le normative governative che erano ancora in atto. La difficoltà è stata comunque superata, stasera siamo riusciti a fare un buon evento, mi sembra, voglio dire. Sì, possiamo dire tanti talenti anche di generi diversi, di mondi diversi, che non è poco. E poi con quest'idea portata in piazza del girarsi, che ben conosciamo, però fatta qui ha un suo perché. Ma devo dire che l'avevamo, ogni anno ne proviamo un esperimento un po' diverso. I giudici questa sera si girano come in un talent famoso, però non è detto che il fatto che si girino funzioni, poi devono comunque dare una votazione. Ci siamo voluti ispirare un po' alla Formula 1, ovvero il fatto che vince un team ma c'è anche un vincitore assoluto, e quindi quest'anno l'evento finale funziona in questo modo. Un po' mi manca l'aria che tirava o semplicemente la tua bianca schiena. Credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale.
sperare che anche se non valgo niente per almeno a te ti permetto di sognare e se voglia di lasciarti camminare. Scusa Santi, dovrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? In piedi, quando ci sono i tre sì. Non me lo so spiegare, non me lo so spiegare. La notte fonda, la luna è piena, ci offrivano da dono solo l'atmosfera. Ma l'amavo e l'amo ancora, ogni dettaglio è aria che mi manca. E se sto così sarà la primavera, ma non regge più la scusa, no, no. Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose, na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Che anche se non valgo niente per lo meno a te ti permetto di sognare. Solo che pensavo quanto è inutile farne tentare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che sono grande. Ti ricordi che rivivo in tante cose, na 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 na, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. E anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare, e se voglia di lasciarti camminare. Scusa sai, non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Sì, ma vuoi dirmi come questo può finire? Una veste, sì, esatto. Noi ti vediamo condurre, accompagnare Stefano in questa avventura. Allora raccontiamola dal tuo punto di vista, com'è questa avventura? Questa avventura del summer è dietro le quinte, quindi aiutiamo un po' Stefano a gestire il tutto. Il Chi Balla, beh, è divertente, ci divertiamo, l'avete visto e niente, è bello. Ma è meglio andare a apparire in Chi Balla o essere dietro le quinte? Perché a volte apparire non è facile, anche un onere. Esatto, io non sono già una che gli piace tanto apparire, però mi diverte affiancata sempre a Stefano ovviamente, quindi faccio qualsiasi cosa, ecco, sia dietro le quinte che insieme a Stefano a condurre. Diciamo che non sono tempi facili, è un luogo comune, ma è vero, lo dobbiamo dire. Portare la musica scoprendo i talenti anche, una cosa che credo sia tiri su il morale e dia tante soddisfazioni. È vero, perché c'è gente davvero brava, 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 e fa sempre piacere quando li sentiamo e arrivano qua. Cantano con passione, fa sempre piacere, ecco. Bene, allora in bocca al lupo, perché credo che insomma sia bello avere trasmissioni di questo genere, come diciamo, fanno tanto bene anche i telespettatori, quindi speriamo possa andare. È vero, grazie, grazie mille. Grazie. Perché chi balla, chi balla? Perché chi balla resta in forma, in forma. La giovinezza gli ritorna e trova la felicità. La giovinezza gli ritorna e trova la felicità. Sui tentacoli, nei miei sogni che vagavano tra i vicoli, cercando te.
e sei andata via per una stupida mia idea. Ho sbagliato per tentare di convincerti, un progetto che sembrava molto semplice, e ho perso te. E sei andata via, l'incoscienza è figlia della gelosia. Io ti voglio chiedere scusa e parlarti un po', non mi dire no. Ti raggiungerò ovunque, ti nasconderai al cielo, urlerò. È l'amore, è una brace che non dà nessun dolore. È l'amore, la speranza del perdono al primo errore. Giocato senza troppi complimenti, con un cuore ignorando i sentimenti, e sei scappata via, lontano da me, perché volevo fare il grande. Anche il mare ha le onde che si infrangono, ed il cielo che si oscura e manda i fulmini. La felicità, la gioia.